Per inquadrare meglio le caratteristiche fondamentali del Decameron, è utile esaminare la rubrica che precede il proemio. La rubrica è una definizione articolata che fornisce informazioni essenziali sul titolo dell'opera, Decameron, sul sottotitolo, Principe Galeotto, sul contenuto e sul genere. Comincia il libro chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto, nel quale si contengono 100 novelle in 10 di dette da 7 donne e da 3 giovani uomini. Comincia il libro intitolato, chiamato Decameron e sottotitolato Principe Galeotto. Il libro contiene 100 novelle raccontate in 10 giorni da 7 donne e da 3 giovani uomini. L'opera presenta dunque un titolo principale, Decameron, e un sottotitolo, Principe Galeotto, che rinviano a due sfere e a due tradizioni ben diverse. Esaminiamole nel dettaglio. Il titolo dell'opera è composto da due termini che derivano dalla lingua greca. Deca, che significa 10, mentre Emeron è collegato al greco emera, che significa giorno, dunque 10 giorni. Ad una lettura superficiale, il titolo sembra dunque semplicemente indicare le 10 giornate in cui si articola il testo. Tuttavia, l'espressione è modellata da Boccaccio sull'esempio di un'opera di Sant'Ambrogio, l'Hexameron, del IV secolo d.C., un'opera che ripercorre i 6 giorni della creazione del mondo da parte di Dio, secondo il racconto biblico della Genesi. Nella scelta del titolo, Boccaccio si richiama a questo illustre modello. Come il libro di Sant'Ambrogio ha per oggetto i 6 giorni della creazione del mondo, da parte di Dio, secondo il racconto contenuto nella Genesi, così il libro di Boccaccio presenta le 10 giornate, in cui 10 giovani raccontano 10 novelle al giorno, ricreando in forma artistica e narrativa il mondo guastato dalla peste. Il sottotitolo Principe Galeotto rimanda invece, come si è detto, ad un'altra sfera e a una ben diversa tradizione. Come noto, Galeotto è il nome del nobile cavaliere, fedele compagno e amico di Lancillotto, uno dei grandi protagonisti della tradizione cavalleresca narrata nel ciclo della Tavola Rotonda e di Re Artù. Galeotto aiutò attivamente Lancillotto nel suo amore per Ginevra, che di Artù era moglie. Soprattutto Galeotto è, nel famoso canto di Paolo e Francesca, un libro che condensa ed esprime l'intera tradizione letteraria di materia bretone, in particolare i contenuti dei romanzi cortesi, con cui nelle corti feudali si usava intrattenere il pubblico femminile delle nobildonne. Con questa indicazione sulla soglia del testo, Boccaccio intende marcare l'appartenenza del Decameron alla tradizione narrativa cortese. Non a caso, leggere romanzi sarà pratica della brigata dei giovani nel tempo libero, non dedicato alla narrazione.